quando viene fatta una presentazione è sempre pericolosa, perché quando si presenta, no, allora si possono creare poi delle aspettative, dirà più cose di quanto noi, e allora poi uno si trova così, dice mamma mia, io ci ho fatto cose più meno. Va bene, poi comunque c'è sempre la certezza che lo spirito è lo spirito che poi dice più di quanto poi. Avevo pensato questa sera, confrontandomi con Don Ernesto, tra virgolette, mettere un poco tra parentesi il discorso sui sacramenti e di parlare sul triduo pasquale, che è quello che vivremo, stiamo a ridosso proprio già del triduo, però poi pensando bene, chiaramente parlando del triduo pasquale noi riprenderemo il discorso dei sacramenti, perché la realtà sacramentale, pensate che la veglia pasquale ha la sua solennità non semplicemente ed unicamente perché facciamo in memoria della risurrezione di Cristo, sarebbe una cosa troppo poca. E veglia pasquale solenne perché durante la veglia si celebravano i sacramenti. Diremo una cosa bellissima, che se a Natale nasce Cristo, a Pasqua nascono i cristiani. Noi non nasciamo a Natale, noi nasciamo a Pasqua. Anche se casomai noi il battesimo l'abbiamo ricevuto non nella notte di Pasqua, ma l'abbiamo ricevuto in tempo normale, ordinario, però comunque il riferimento è sempre alla Pasqua, perché lo sappiamo, la domenica è la Pasqua. All'inizio ce lo ricordano i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Gli Apostoli con i discepoli si riunivano ogni 8 giorni, partendo dalla domenica. Guardate, sarebbe interessante, no, se avessimo un poco di tempo da perdere. Domenica, torniamo indietro 8 giorni, arriviamo a domenica scorsa, torniamo indietro 8 giorni, arriviamo a domenica precedente, e se facessimo questo cammino ritroso noi arriveremo alla domenica della risurrezione. Quindi noi ci raduniamo il giorno della risurrezione, che è la domenica. Ecco perché, a differenza del Natale che è il 25 sempre la data, il giorno può essere anche diverso. Noi ci riuniamo non in un giorno come numerico, ma bensì nel giorno della settimana. E lo sappiamo anche che domenica, dies domini, addirittura il nome è il giorno del Signore. E quindi avevo pensato di riflettere un poco, di darci, più che riflettere, dare qualche suggestione proprio sul triduo pasquale, perché il triduo costituisce la fisionomia del nostro essere cristiani. Se io come credente, come cristiano, voglio capire chi sono, devo guardare al triduo pasquale. Diciamo anche una verità, diciamo, lo vedremo anche meglio dopo. Non sempre le comunità sono preparate a celebrare il triduo pasquale. Ad esempio, per una questione che poi è nata nel tempo, soprattutto poi nel secondo millennio, se io dovessi dire, ma non lo so, penso che a Cassandrino il di più ci sta quando ci sono le 7 parole, il venerdì santo, la pietà popolare, no, le 7 parole, cioè credo che sia la chiesa sia piena. Non so se abbiamo la stessa pienezza in un altro momento, tipo la veglia pasquale, o se poi c'è la via crucis o la celebrazione della passione. Vedremo che anche c'è un perché c'è più gente alle 7 parole o ad aversa ad esempio all'addolorata. Vedremo anche perché poi c'è questo. Però dicevo che la nostra identità è quella del triduo pasquale. Se noi dovessimo dire, ma noi che nome abbiamo? Il nostro nome vero dovrebbe essere Pasquali. Noi per costituzione siamo Pasquali. La Pasqua ci appartiene. La Pasqua, questa che celebriamo nel tempo, e la celebrazione pasquale nel tempo è prefigurazione della Pasqua che noi celebreremo nell'eternità. E quindi capite bene, no? Se la Pasqua è, mi dice io chi sono, io non posso non guardare anche ai riti pasquali. Quindi quello che avviene proprio anche a livello di celebrazione che si fa, perché vi ricordate, noi l'abbiamo detto, la comunicazione, il comunicare che in vista di una comunione
non avviene solo attraverso le parole, ma anche attraverso i gesti, i segni. E abbiamo visto che una celebrazione, quindi una messa, un'adorazione o un'altra realtà, che è composta di gesti, di cose e di parole, anche quelle comunicano. Quindi non è solo l'omelia del prete durante la messa che ci dice qualcosa o ci dà qualcosa. E nel triduo c'è un'infinità di comunicazione che ci viene fatta in vista della comunione. Ora, come vi ricordate, dicemmo a suo tempo, gli anni precedenti, siccome il linguaggio rituale non sempre lo conosciamo, possiamo assistere come spettatori all'azione rituale e non ci entriamo dentro. Stiamo in chiesa, partecipiamo alla celebrazione, però il rischio, sapete qual è? Che non viviamo della celebrazione. Quindi non è che dobbiamo semplicemente partecipare a una celebrazione, ma siamo chiamati a vivere della celebrazione. Quindi io per vivere della celebrazione la devo conoscere. E non si tratta di una conoscenza intellettuale, sì, ci può anche essere questa e ci deve anche essere poi questa col tempo, ma si tratta di una conoscenza del cuore. Se pensiamo, no, a domenica abbiamo ascoltato il Vangelo della Passione, questo Vangelo lunghissimo, o ricordate anche allo stesso San Pietro, no, quando Gesù si china per lavargli i piedi, lo ascolteremo giovedì, Pietro dice: Signore, non mi laverai mai i piedi. Gesù dice: tu Pietro ora non lo capisci, lo capirei dopo. Quindi, però vedete, davanti a quella realtà del fatto di lavargli i piedi, Gesù dice: intanto fatti lavare i piedi, poi lo capirai. E invece noi molte volte vogliamo prima capire e poi eventualmente... No, non è così. E quindi Pietro si lascia poi lavare, capite? Entra e vive di quel momento rituale, appunto, della lavanda, il fatto che Gesù poi gli lava i piedi. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Allora, io devo conoscere se Maria o Giuseppe o Antonella non mi invitano a una festa. Io devo conoscere prima di tutto chi è Maria o chi è Antonella e devo anche capire a che festa sto andando. È ovvio, perché se è una festa di laurea, capite, io mi devo preparare per una festa di laurea. Se è un battesimo, vado a un battesimo. Se è un funerale, vado a un funerale. Se non lo so ed è un funerale e mi presento per il battesimo, capite la figura che faccio? Vorrei dire anche, permettetemi, anche nella scelta dell'abito che io indosso. Non posso andare a un funerale con pantaloncino corto. Diciamo, ma che fa? Perché questo ragionamento lo si fa in chiesa, fateci caso. Diciamo, ma che fa che sto sbracciato oppure sto, come si dice... a giro manica, che fa? Ma io non vado a un funerale o a un battesimo, vabbè, a battesimo si va anche scollati, però a me non, non, capite? Allora, il contesto, devo comprendere il contesto. E quindi capisco chi sono, comprendendo il contesto, la realtà che mi è partecipata, perché poi lo vedremo. Don Antonio di là stavo con i ragazzi, stavo preparando la veglia che si farà giovedì, l'adorazione eucaristica che si fa giovedì. Sapete il rischio qual è? Che noi anche qui siamo pensati, anche nel triduo, di qualcosa da fare. Nella celebrazione noi non è che facciamo qualcosa, ci viene fatto qualcosa. E io questo ne devo essere consapevole, che mi viene fatto qualcosa, perché il triduo pasquale, che ripeto, che se volete è una... è un'amplificazione di quello che poi avviene in miniatura ogni domenica, quello che ci viene fatto è l'amore grande del Signore. È l'onda di misericordia che il Signore rivolge ai suoi figli. E quindi, capite, devo lasciarmi amare. E amici miei, lo diciamo tanto facilmente, lasciarsi amare non è facile. Allora, il triduo pasquale che cos'è, se dovessimo dire? È lo sguardo di benevolenza che Dio ha su ciascuno di noi.
Il titolo pasquale è la storia come la vede Dio e non come la vediamo noi. Perché se noi dovessimo leggere la storia, anche pensiamo alla Pasqua di Cristo, no? Noi come a livello umano, come leggiamo quella storia? Che c'è un ragazzo di 30 anni, 33 anni, l'hanno messo in croce, poverino. Dicevano che faceva del bene, quindi l'hanno messo in croce, è un fallito. La storia allora così ha letto. Dio però quella storia non la legge così. La Pasqua dovrebbe aiutarci ad assumere uno sguardo diverso sulla storia, perché la Pasqua è finalmente la realtà come l'ha voluta Dio. Perché lo vedremo, la Pasqua non è la morte di uno che anche se ha fatto del bene poi lo mettono in croce. La Pasqua è l'atto supremo della donazione di uno che ama, non di uno che muore. Perché se io vi dovessi dire, ma noi a Pasqua che cosa celebriamo? Nella nostra mente scatta, proprio per quella cosa che vi dicevo prima, di pensare che a Pasqua noi celebriamo la passione e la morte di Gesù. Non celebriamo la passione e la morte di Gesù, noi celebriamo a Pasqua la risurrezione di Gesù. Perché questo è il Vangelo, che è uno che è morto e risorto. La notizia sconvolgente è questa. E quando noi diciamo questa notizia, che è evento, quindi è un fatto, noi dovremmo saltare dalle nostre sedie. Perché capite, mentre appunto la storia umana dice c'è la morte, c'è il sepolcro e la pietra che viene messa sopra, Dio dice che la pietra è ribaltata dal sepolcro. E quindi se l'uomo era disperato, perché poi nonostante tutto poi arrivava la morte, Gesù dice che l'uomo non è più disperato, ma l'uomo è abitato dalla speranza, perché la morte non è la fine. Segna uno degli altri passaggi di cui la nostra vita è segnata. L'altra domenica abbiamo letto, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Ora lì noi leggiamo muore, ma capite bene che il chicco di grano caduto in terra non è che muore. Esplode nella sua potenza e inizia a portare frutto. Quindi c'è un'esplosione di vita, però quella esplosione di vita per il processo chimico che ha è sottoterra, quindi non è visibile agli occhi. Noi poi vediamo che cosa? Vediamo il frutto che poi esce, però lo capite bene, no, quel frutto ha bisogno anche poi di tempo. La Pasqua è l'amore. Non risorgono i morti, a Pasqua risorge chi ama, perché chi ama è passato da morte a vita. Questa è la conversione, questo è quello che ci fa cambiare poi la mentalità, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. La differenza nostra è proprio questa qui, l'essere discepoli consiste in questo. Che le mie azioni, i miei pensieri si conformano a quelli di Cristo. E capiamo allora perché ci sono quei passaggi. C'è quella che noi usiamo la parola mortificazione, no? Dovremmo usare un'altra parola diversa, che è molto più bella. Dovremmo usare la parola vivificazione. Noi siamo portatori di vita. Perché questa vita il Signore ce l'ha data in dono e noi la doniamo. Allora, quindi capite, forse già qualche volta questo esempio ce lo siamo fatti, anche di come io dico pronto al telefono, io posso esprimere la mia fede nel Cristo risorto. Anche dal modo in cui vado a fare un servizio, io posso esprimere la mia fede nel Cristo risorto. Posso essere risorto da come mi relaziono con qualcuno, da come posso dire buongiorno. Io sto esprimendo la mia adesione al risorto.
Questa è l'umanità nuova. Questa è l'umanità. Perché vi ricordate quando Cristo risorto appare, o meglio, non ho usato un termine corretto, si rende presente a Maria di Magdala lì nel cimitero? Quando lei lo vede e non lo riconosce, lo scambia per chi, vi ricordate? Per il giardiniere. Se l'hai portato via tu, dimmi dove l'ho posto, io vado a prenderlo. Quando è che Maria lo riconosce? Quando Gesù la chiama per nome. Quindi vi invito, provate a pensare un attimo, quando Gesù ha pronunciato il suo nome, no? Con quanto amore l'avrà chiamata, e lei si è risentita riconosciuta, Maria. Maestro. Capite? Allora non è il fatto di vederlo. Anche lì Gesù, capite? Ha pronunciato una parola. È dal modo in cui Gesù ha pronunciato quel suo nome che lei ha riconosciuto il risorto. Perché quante volte, quando alcune volte noi parliamo a qualcuno e diciamo una parola ed è carica di significato, di speranza, e la persona dall'altro lato si sente incoraggiata. Questi sono i semi di resurrezione. Ai nostri occhi forse può sembrare poco, ma a me niente ha detto, ma niente ho detto io che sembra ai miei occhi, ma a quella persona, no, quella parola l'ha rinvigorita, ha dato forza, ha dato speranza. E mi è capitato all'improvviso qualcuno, quando mandiamo un messaggio, casomai, no? Dice, vai, proprio ti stavo pensando in quel momento. Oppure, sembra proprio detta a me quella parola, hai pensato proprio a me. Lampada ai miei passi la tua parola, luce sul mio cammino. Non lo dimentichiamo, quando noi parliamo della parola di Dio, la parola di Dio è Gesù Cristo, Lui è la parola di Dio. Lui è il Logos, Lui è il Verbo che si è fatto carne. Quindi la parola è Lui. Quindi noi quando noi parliamo la parola, comunichiamo, annunciamo la parola, noi stiamo comunicando e stiamo annunciando Gesù Cristo, il risorto, la speranza. Ora però la domanda ce la facciamo, però ce la facciamo in silenzio. Però ce la siamo sempre fatti. Ma io questa parola la conosco. Questa parola la medito, la mastico. I padri della Chiesa parlavano ruminazio, ruminare. Sapete, no? Ruminare delle pecore, che l'albero poi giù e poi risale di nuovo sopra e poi risale giù e poi di nuovo. Io dico, faccio sempre questo esempio, che basta anche una parola, proprio una parola, dal Vangelo, dall'Antico Testamento, è indifferente, ma anche un solo versetto che io lo lascio entrare nel mio cuore e durante la giornata quel solo versetto. Ma sapete che potenza se quella è Cristo? Che potenza può avere dentro di me? Quindi questo sguardo di benevolenza, cioè la Pasqua è come Dio vede la storia. Vi ricordate le parabole della misericordia, Luca 15, la pecorella smarrita, la dramma perduta, e il figlio prodigo. Vi siete mai chiesti quando è che la pecorella è tornata all'ovile? O quando è che il figlio prodigo è tornato a casa? Vi siete mai chiesti quando è successo questo? A Pasqua. A Pasqua è il giorno in cui la pecorella ritorna all'ovile. Pasqua è il giorno in cui il figlio prodigo ritorna a casa. Noi lo teniamo nell'inno del giorno di Pasqua, questi passaggi qui. Perché c'è la rinascita, perché c'è. Però attenzione, perché guardate, la rinascita non è mai una volta per sempre. Perché la rinascita in noi è successa nel battesimo. Nel battesimo questa grazia, quindi il Signore ce l'ha donata e noi ci abita la grazia di Dio. Quindi rinasciamo alla vita di grazia. Però capite bene che è una rinascita che io continuamente devo rifare mia, appunto con le scelte.
perché quello che io ho ricevuto l'ho ricevuto in dono. E quello che ho ricevuto poi lo devo far comunque fruttificare, perché altrimenti, ricordate, i talenti, il terzo andò a nasconderlo sotto terra. Dice, beh, l'hai dato, come l'hai dato, te lo do. Bravo! Mica te l'ho dato per dovermelo poi ridare, così com'è. Quindi la rinascita che è ogni giorno, vedete che la liturgia quotidiana, la lettura personale, la lezione divina, la ruminazione che dicevamo prima, il partecipare alla messa, è proprio per questo. Cioè dovrebbe aiutarmi a prendere sempre più consapevolezza di quel dono che mi è stato fatto, è la rinascita. E lo sapete, quando io prendo consapevolezza, la stessa cosa, no? Quando io mi sento voluto bene, io ho tantissima più energia. Quando io devo fare una cosa e devo fare e so che chi mi chiede quella cosa no, mi vuole bene, io quella cosa la faccio diversamente. Quando io mi sento amato, anche se sono stanco, ma il fatto di sentirmi voluto bene mi fa vivere quella cosa diversamente. E quando non mi sento voluto bene, che già fa quella cosa, la già fa perché la devo fare. E quindi la realtà mi aiuta proprio in questo, no? Perché noi purtroppo veniamo da una formazione dove abbiamo sempre pensato che noi siamo troppo religiosi. Se ricordate, fin dall'inizio, no, quando siamo incontrati, ho sempre detto che c'è una differenza. Noi siamo troppo religiosi, noi dobbiamo diventare credenti. Perché il religioso, perché guardate, noi anche sbagliamo quando diciamo che la nostra è una religione. La nostra non è una religione. Perché il concetto della religione, sapete qual è, soggiace alla base della religiosità? Il fatto che il religioso deve offrire dei sacrifici alla divinità. Questo è il concetto della religione, del religioso. Sono legato, religio, sono legato a questa divinità e alla divinità io devo offrire un sacrificio. Ma la nostra non è questa. E l'abbiamo visto domenica nel Vangelo del Passio e lo vedremo adesso nel Triduo. Alla divinità che chiede il sacrificio, Dio è lui che si sacrifica. Il Signore non chiede sacrifici. Non voglio olocausti o montoni e cose. Un corpo mi è dato e ho detto, ecco io vengo, nella lettera agli ebrei, applicandolo a Gesù, che si rifà al Salmo 39. Misericordia voglio, non sacrifici, dice il Signore. Invece noi siamo sempre convinti che io devo andare lì, quasi come ci paga sto scotto, sta cosa che devo pagare, perché la divinità poi così si placa, è tranquilla e io sto a posto. Perché capite bene, fare i sacrifici, per quanto possono costare, però è facile. Perché se ricordate la terza domenica di Quaresima, l'abbiamo ascoltato, Gesù che entra nel Tempio, fa la frusta e caccia i mercanti fuori. Perché capite bene, se devo andare lì e devo comprare un toro o le colombe da poter offrire in sacrificio, una volta che le ho comprate possono fare l'anno prossimo. Però una volta che ho offerto il sacrificio sto a posto. Invece, se non di tori e di agnelli, ma la misericordia e voler bene, capite bene che questa è una realtà che mi comporta poi ogni giorno della mia vita. E questo costa molto di più rispetto a quel sacrificio da fare una volta tanto. Ecco perché dico le tre Ave Marie, dico le cinque preghiere, faccio la messa ogni domenica e sto a posto. Non è questo. Ecco il discorso, l'accogliere l'amore. E accogliere perché vivere poi, ecco perché dicevo prima, noi dobbiamo vivere la celebrazione, vivere della celebrazione e non solo partecipare alla celebrazione. E purtroppo noi siamo stati abituati così, no? Con gli atti religiosi. Ricordate noi i cinque precetti della Chiesa, partecipare a messa la domenica e altre feste comandate, confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua. E noi poi quello almeno l'abbiamo letto a Pasqua solo. E dice, almeno a Pasqua, a Pasqua solo. E la gente così dice, venga a fare il precetto pasquale. Però poi non fa niente, altre domeniche non fa niente. Chi gliel'ha detto? Noi.
Noi gliel'abbiamo detto. E pensate che fino al 52, al 1952, perché nel 1955 c'è stata la restaurazione della Settimana Santa, prima si celebrava solo al mattino, non si celebrava la sera. Con il Concilio di Trento il Papa Pio V proibì le messe al pomeriggio. I nostri antichi anziani, se glielo chiedete quando si scioglie a gloria di Pasqua, vi dicono il sabato mattina, perché a sabato mattina si scioglieva la gloria, perché a sera non si poteva stare a messa, quindi era tutto anticipato. E voi immaginate, no, nella celebrazione, quando si benedice il fuoco, Cristo luce del mondo, Cristo che illumina le tenebre, quando fuori c'era il sole che erano le 10 e tu sei alla liturgia del fuoco. E quindi da 55 in poi, diciamo, le cose sono un po' ritornate, però capite bene, quando tu una mentalità la formi in un certo modo, hai voglia di fare. Ecco perché molte volte no, dice mamma, i sacerdoti, dice, sembra la stessa cosa, non è che sembra la stessa cosa, è che noi siamo di dura cervice, lo ascoltiamo nel libro dell'Esodo. Il popolo che esce dalla schiavitù dell'Egitto e cammina nel deserto e giustamente no, dice così, ah, fossimo morti in Egitto, almeno lì c'era l'acqua, almeno c'erano le cipolle, almeno c'era la carne, almeno... e tu invece Mosè ci ha portati a morire qui in questo deserto. Un'altra realtà alla quale bisogna fare attenzione quando parliamo appunto del triduo, quindi è chiaro che quello che ci è comunicato nel triduo, come quello che ci è comunicato nella messa e ci è comunicato in ogni sacramento, è la vita di Cristo. È Cristo che con la sua vita ci viene comunicato. È più facile nell'Eucaristia, corpo di Cristo. E l'abbiamo detto, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, quindi tutta la vita di Cristo, non la sua anima, tutta la vita di Cristo che ci è comunicata. Quindi le sue azioni, i suoi gesti, i suoi pensieri, le sue intenzioni, la sua morte, la sua passione, la sua risurrezione. Quindi è la vita di Cristo che ci è comunicata nei sacramenti. E l'abbiamo cercato di dire negli incontri precedenti da ottobre fino al mese scorso. E quindi questa realtà che ci è comunicata, che cerca di raggiungerci, e noi cerchiamo di farci raggiungere appunto da questa realtà. Altra cosa che dobbiamo tenere presente, voi sapete che parliamo del triduo pasquale. Il triduo è in preparazione a qualcosa, giusto? Quindi quali sono i giorni del triduo? E ci preparano alla domenica di Pasqua. Purtroppo è stato registrato, ma abbiamo detto la più grande sciocchezza. Perché non è un triduo di preparazione alla festa di Pasqua. Il triduo è Pasqua. Il triduo è la Pasqua del Signore, crocifisso, sepolto e risorto. Noi questo celebriamo. Non è il triduo o la novena alla Madonna di Cassandrino o la novena di Natale, o il triduo al cuore di Gesù. Perché il cuore di Gesù è il venerdì di giugno. Il triduo sarebbe martedì, mercoledì e giovedì, tre giorni che la comunità si prepara a celebrare il venerdì il cuore di Gesù. Noi non è che abbiamo giovedì, venerdì e sabato che ci preparano a celebrare la Pasqua, che è la domenica. Il triduo è il triduo pasquale, non è un triduo di preparazione. Quindi se venerdì noi ci diciamo auguri buona Pasqua, non è che dice, ma ti sei anticipato, come a Natale, non fateci caso, il 23 o il 24, cioè, ci mandiamo gli auguri, così facciamo prima, perché poi il 25 si affollano. Dice, ma ti hai fatto prima? Lì hanno ragione a dire ti sei anticipato. Nel triduo pasquale, se io venerdì ci diciamo auguri buona Pasqua, non ci stiamo anticipando, stiamo nella Pasqua. E il triduo è questo. Gesù, ricordate, l'ha annunciato lui stesso.
Il figlio dell'uomo sta per essere crocifisso, sepolto e il terzo giorno risusciterà. Quindi nei tre giorni noi questo celebriamo. La crocifissione venerdì, la sepoltura il sabato e la resurrezione nella notte fra il sabato e la domenica e il terzo giorno. Ora però ho detto venerdì, sabato e domenica. E giovedì? Ma fa parte del triduo, sì o no? E allora sono quattro giorni. E la domenica? E fa parte del triduo, sì o no? Cosa? No, perché? No, no, attenzione, perché è nella notte tra il sabato e la domenica, dopo che il sole sia tramontato e prima che il sole tramonti, sorga. Quindi per sé... allora, no, quella domanda è questa qui. Se sono tre giorni, allora ci dobbiamo intendere, se sono giovedì, venerdì e sabato, o allora... Atteniamoci a quello che dice Gesù e quindi non sbagliamo. Quindi tre giorni partendo dalla risurrezione. D'accordo? Il terzo, lo diciamo anche nel credo. E il terzo giorno risuscitò dai morti. Quindi il credo, siamo nella fede e siamo precisi. Non possiamo sbagliare su questo. Non è un'interpretazione. Quindi risurrezione, terzo giorno. Quindi andiamo in risurrezione. Prima della risurrezione è stata la sepoltura. Prima della sepoltura la crocifissione. Quindi queste, quindi stiamo. Domenica risorge, sabato nel sepolcro, venerdì muore. E giovedì santo non fa parte del triduo. Non fa, quindi mettiamo. No, ma non c'è stata la lavanda di piedi. Giovedì santo è stata un'altra cosa, c'è stata. Non c'è stata la lavanda dei piedi. Quello è uno dei momenti rituali del giovedì santo. Allora, il giovedì santo dobbiamo intenderlo allora come, se volete, una introduzione al triduo. Il giovedì santo noi ricordiamo una cosa, ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia. E l'Eucaristia che cos'è? L'Eucaristia è il rito del triduo pasquale, perché nell'Eucaristia noi celebriamo che cosa? Ditelo, ditelo: passione, morte e risurrezione. Il triduo lo celebriamo nel rito che è l'istituzione dell'Eucaristia. Tanto è vero, che cosa dice il sacerdote al centro? Mistero della fede, noi rispondiamo: proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa, capite? Quindi il giovedì santo facciamo memoria dell'istituzione della memoria. È un gioco di parole, scusate. Quindi ricordiamo, facciamo memoria di quello che Gesù ha istituito facendo il memoriale, fatelo in memoria di me. Che cosa? Quello che avrebbe fatto il giorno dopo, il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi in pratica il giovedì santo è una messa uguale a tutte le altre messe, solo è una messa più solenne. Abbiamo il gloria, abbiamo il canto, abbiamo il vestito, i sacerdoti mette la casola più bella, si mettono le cose più belle sull'altare, perché è un giorno appunto solenne, e quindi cioè, ricordiamo questo. Però ripeto, il triduo è quello lì. Qualche suggestione su questi tre giorni da potervi donare. Quindi se il triduo è questo, i tre giorni devono essere tenuti insieme, non possiamo slegarli i tre giorni, perché se sleghiamo i tre giorni noi non capiremo niente. Dici, ma io a quale messa devo partecipare? Non partecipo a nessuna messa, perché se ci fate caso nel triduo c'è una sola messa di per sé. E qual è? Quella della veglia. La veglia. Quella della notte.
Noi abbiamo una sola messa, quella della veglia. Il venerdì è il sabato che non c'è la messa. Facciamo la comunione, ma non c'è la messa il venerdì. Venerdì c'è l'adorazione della croce. Non è una mezza messa. Sapete perché dobbiamo tenere insieme il trito? Dice, ma è a quale messa devo partecipare? Devo partecipare al trito perché? Ora, noi purtroppo diamo per scontato il fatto che già sappiamo. Se io celebro solo la domenica, la veglia, quindi il risorto, io sto celebrando un'idea di resurrezione. Partecipare al venerdì all'adorazione della croce e al giorno di sabato della sepoltura, con la preghiera che poi vedremo che preghiera c'è il sabato, io sto dicendo che quello che è risorto è quello che ho visto morire. Quindi è l'uomo Gesù di Nazareth morto ed è proprio lui che è risorto, non un altro. E se invece partecipo solo alle sette parole o al venerdì santo e non alla veglia, io sto celebrando un morto, un bravo uomo che ha fatto cose belle, fatto tanto bene, però è morto. Quindi se io dovrei partecipare a tutto il trito, a questi tre giorni, che è una sola grande celebrazione, che ha questi tre aspetti. Quindi è come se avessimo tre aspetti di un unico grande atto, appunto la passione, crocifissione, sepoltura e risurrezione, che è il mistero pasquale, il mistero di Cristo, che lo viviamo nelle tre angolature. Perché? Perché storicamente, questo viene raccontato da un diario di una pellegrina del IV secolo, Egeria, che andò lì a Gerusalemme e si è trovata nei giorni di Pasqua. E lei racconta nel suo diario che la gente si riuniva il giovedì nel cenacolo dove Gesù aveva fatto, e quindi ricordavano l'ultima cena e leggevano nel Vangelo l'istituzione dell'ultima cena. Poi il giorno dopo si trovavano sul Golgota dove Gesù appunto faceva la strada della via dolorosa, poi sul Golgota dove Gesù era morto e dove era stato messo lì poi nel sepolcro. E poi si radunavano la notte e celebravano lì dove Gesù poi era risorto, morto e risorto. Quando lei poi è ritornata, chiaramente questo diario ha condiviso quello che avveniva lì a Gerusalemme. E l'hanno poi di fatto anche qui poi nelle nostre realtà europee. Mentre a Roma si celebrava da sempre solo la veglia pasquale, solenne perché appunto si celebrava la domenica. Poi in quella domenica c'è stata, dove si ricordava la morte e risurrezione, c'era una domenica speciale dove c'era il ricordo annuale della risurrezione, la domenica di Pasqua. E veniva solennizzata quella veglia con i sacramenti dell'iniziazione cristiana, con il battesimo, cresima e la comunione degli adulti che lo ricevevano in quel momento. Quindi dicevo che si partecipa a questa realtà e così si rivive quel suo momento che siamo chiamati a incarnare, come dicevo prima, nella nostra vita. Quindi dobbiamo fare attenzione, ecco perché ho detto prima, no, non siamo abituati. Ci colpisce il giovedì santo soprattutto per la lavanda dei piedi, infatti così fateci caso, veramente c'è un altro tema, non so se qui si usa, a lavanda dei pazienti, si diceva, cioè delle persone povere e quindi a loro si lavavano poi i piedi, e anche lì però avrebbe un significato tutto suo particolare, però in genere fateci il giovedì la lavanda dei piedi, non è il giorno in cui ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia e il comandamento della carità fraterna nel gesto della lavanda dei piedi, infatti le realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi il giovedì santo sono questi. L'acqua, i piedi e il pane, e le due cose vanno collegate insieme. La lavanda dei piedi non è il gesto dove il sacerdote si abbassa vicino a 12 persone e gli lava i piedi, perché fateci caso, generalmente le persone che, non so tu a chi li lavi i piedi, no, in genere alle 12 persone chi sono? Bambini, adulti, anziani? In genere.
Ok, allora, persone varie. Però vedete, in genere, che succede? Che il parroco oppure il gruppo parrocchiale sceglie prima le persone. Dice, e allora la persona che fa? Giustamente, si lava il piede prima a casa, si mette i calzini buoni, perché, scusate se è così. Voi immaginatevi se all'improvviso il giovedì santo andrà a messa, senza avvisare nessuno, il sacerdote si alza, va in mezzo all'assemblea, prima che si abbassa e gli lava i piedi. Pensate il gesto umiliante per la persona e per chi lo sta facendo. Gesù non aveva avvisato gli apostoli che gli avrebbe lavati. Non avrebbe avvisato che avrebbe lavato i piedi gli apostoli. Allora capite la profezia di quel gesto? Capite che cosa significa quel gesto? Non è il gesto dove effettivamente stiamo lì e qualche volta capita che facciamo poi le fotografie mentre fanno qualcosa così. È un gesto profetico. Ecco, diceva, come la storia è cambiata. Perché poi noi sappiamo che lì è Dio che sta lavando i piedi. Vi prego, non passiamoci sopra facilmente. Dio si abbassa a lavare i piedi. Non è l'amichetto mio, il mio compagno, mia moglie, mio marito che fa questo gesto di attenzione verso il partner. E se i piedi è la parte infima, no, della persona, la parte ultima nostra, e abbassarsi ai piedi significa che non vedo la tua faccia. Noi siamo un'espressione, no, guardarti, guardo dall'alto in basso. Lui si è messo in basso per guardarci dal basso in alto. Il punto diverso, il punto di vista che diventa diverso. C'era un autore che diceva così: Dio ci lava i piedi perché non vuole che noi scappiamo, ci tiene per i piedi. È un'immagine, per carità, però pensateci, Dio che ci tiene per i piedi. E a fianco al gesto della lavanda dei piedi abbiamo l'Eucaristia, che voi sapete che giovedì santo, stranamente, non ascoltiamo il Vangelo dell'istituzione dell'Eucaristia, ascoltiamo il Vangelo di Giovanni che parla della lavanda dei piedi. E lì, in quel testo di Giovanni, Gesù dice: voi mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene perché lo sono. Se io, poi dice, fate questo anche voi. È quello che negli altri tre Vangeli, Gesù, quando fa l'Eucaristia, dice, fate questo. Quindi è lo stesso mandato che dà. A dire che l'Eucaristia è vera, se c'è la carità. Altrimenti l'Eucaristia è solo un rito. Se non c'è la carità. Da quella lavanda dei piedi come gesto di donazione, di spogliazione, perché Gesù, ricordate, dice il testo, si tolse, si scese solo il grembiule, così, no? Quindi è uno spogliarsi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Eccolo lì. Per questo Dio l'ha esaltato. E gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome. Ma capite noi dietro a chi stiamo? Chi seguiamo? Non saprei, sinceramente. Sì. Il testo si cinse di un grembiule. L'altro segno è il pane, attenzione, non è semplicemente il pane, pane da mangiare. Ricordate quando il figlio prodigo andò e si voleva mettere a servizio, si mise a servizio e non gli davano neanche le carrube che davano ai porci.
o meglio, si cibava delle carrube che davano ai porci. Non si tratta di dire tieni e mangia. Il mangiare, anche noi, fateci caso, in genere la stare a tavola diventa il luogo dove conversiamo, parliamo. Quindi il pane sta ad indicare che cosa? Un senso che diamo al nostro vivere, nello stare insieme. Quindi è quel pane, il pane eucaristico, che ci dà senso, dà significato alla nostra vita. Non è semplicemente oggi mangiare. E questo senso del chiama la vita è appunto il riferimento alla lavanda dei piedi che è stata fatta prima, come gesto appunto di spogliazione, di donazione e di amore. Poi questo pane, quel pane che sarà portato all'altare della reposizione e non ai sepolcri, per essere adorato. Gesù è vivo. Se abbiamo detto che la passione è morte, Gesù muore il venerdì, quindi il giovedì è vivo. Perché si chiamano i sepolcri? Perché nel Medioevo, quando a un certo punto, dopo la messa del Giovedì Santo, si toglieva tutto, tutto ciò che facesse riferimento alla presenza di Cristo. Quindi si toglieva l'Eucaristia, si spegneva il fuoco perché era riferimento a Cristo, perché poi si accenderà la notte di Pasqua. Si toglieva il libro dei Vangeli, che era la parola di Cristo vivente. Quindi tutto, e si metteva dove? In un'urna, in sacrestia generalmente. Quell'urna aveva un nome particolare, monumentum. Nei Vangeli latino la parola monumentum traduce sepolcro. Quindi capite bene, automaticamente, monumentum, quell'urna. Quell'urna che viene messa in chiesa in base ai Vangeli latini è sepolcro, è facile passare all'altare dei sepolcri. È monumentum, ma è così. Ma è purtroppo... E quindi capite bene come deve essere il sepolcro, quindi andiamo a fare Gesù là, a fare compagnia a Gesù che è morto. No, Gesù è vivo, non è morto. Tant'è vero, andiamo ad adorare il vivente, colui che ha dato appunto la vita. Tant'è vero che i testi dicono, le rubriche dicono che fino a mezzanotte l'adorazione è un'adorazione solenne, le luci accese. Poi da mezzanotte in poi, siccome si entra nel venerdì, nel momento in cui lui poi viene arrestato, si entra poi nel momento, la chiesa, le luci soffuse, e quindi chi vuole cominciare a pregare prega in modo silenzioso e personale, perché si entra poi nell'altro, nel momento, e ne entriamo nel triduo con appunto il Venerdì Santo. Vado veloce perché ma ripeto, solo per darvi delle suggestioni: il Venerdì Santo non è il giorno del lutto, non è il giorno in cui ci battiamo il petto e ci commuoviamo, perché vedete, tutto quello che noi ascoltiamo nelle preghiere, pensate al canto, penso ti saluto Croce Santa, che anche qui penso, vedete, ti saluto Croce Santa che portasti il Redentore, gloria e lode ogni or ti canta, ogni lingua ed ogni, quindi noi stiamo inneggiando alla croce, quindi non è lo strumento della morte, ma è lo strumento che ci ha dato il Redentore, colui che ci ha redenti su quel legno della croce. Tanto è vero che noi di per sé, quando poi facciamo il bacio della croce, generalmente facciamo il bacio al crocifisso. Noi dovremmo baciare la croce, non il crocifisso. Noi non baciamo il crocifisso, che il crocifisso sulla croce non c'è più. Il crocifisso è risorto, con i segni della passione, ma è risorto, non c'è più sulla croce. Quindi noi celebriamo la croce che ci ha dato il Redentore. E quindi a quella croce facciamo, con questo gesto così forte, intimo, del bacio. Tu a chi baci? Baci la persona che ami. È il momento in cui noi stiamo baciando lo sposo. La Chiesa sposa che bacia lo sposo nell'intimità dell'atto d'amore. Questo noi viviamo. Capito? Noi allora, quel poverino, ci stiamo lì a piangere. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. È bello quel canto, no? Gesù mio, chi di facce sputi, chi bel volto. Questo, capite, che dicevo all'inizio, no? Purtroppo si è assistiti nella storia. Nel primo millennio, quello che si celebrava appunto il triduo, passione, morte e risurrezione. Nel secondo millennio è andato avanti che cosa, soprattutto con il Medioevo? L'aspetto più sentimentale,
più della passione, più del dolore. Allora ecco, addolorata, le ultime parole di Gesù, la via crucis che tanto successo riscuote rispetto al mistero da tenere insieme del Triduo. C'è una cosa particolare, il Venerdì Santo, che durante l'assemblea, nell'assemblea vedete che passa la croce e il sacerdote annuncia: ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, il Salvatore. Ecco il legno della croce, non dice ecco il crocifisso, è al quale fu appeso, venite, adoriamo. Questo gesto lo fa tre volte, o fermandosi tre volte durante nella navata, o stando sull'altare, scoprendo tre volte poi il crocifisso. E vedete che la celebrazione del Venerdì Santo è una celebrazione che inizia nel silenzio e finisce nel silenzio. Non c'è il segno di croce iniziale, non c'è la benedizione finale. A dire che cosa? Che c'è qualcosa che continua. Perché in genere, come finisce la messa? Andate in pace. Di per sé qui non siamo congedati. C'è una preghiera di benedizione sul popolo, ma non c'è la benedizione al popolo. Quindi vuol dire che noi siamo in attesa. In attesa di che cosa? Quello che Gesù disse agli apostoli: verranno in giorni in cui sarà tolto lo sposo e allora digiuneranno. Digiuneranno, perché noi abbiamo due tipi di digiuni in Quaresima. Abbiamo il digiuno quaresimale, e poi ci avete fatto caso che il Venerdì Santo ci è chiesto di nuovo il digiuno. Venerdì, se la Quaresima finisce il Giovedì Santo, finisce anche il digiuno. E poi venerdì, un'altra volta il digiuno ci propone la Chiesa, e chi vuole anche il sabato. Sono due digiuni diversi, perché da mercoledì di ceneri fino a giovedì santo è il digiuno penitenziale, di chi fa penitenza. Sabato e domenica è il digiuno di chi attende lo sposo. E capite bene, se noi in Chiesa siamo la sposa, e se solo la sposa sa che il marito arriva tra un'ora, che fa? Si mette a mangiare già, poi viene lui e mangia dopo. Che fa? Aspetta che arriva lo sposo e mangiamo insieme. Quindi noi, e vedete, il digiuno è quello che è rimasto un'ora prima di fare la comunione. Questo è il significato, che attendo lo sposo. Ricordate, prima, sempre prima del 55, c'era dal giorno prima, poi dopo passò a tre ore, poi si è richiesto almeno un'ora di digiuno prima di poter fare la comunione. E questo è il senso. Non è che bisogna fare penitenza, questo qui, perché attendo lo sposo, per la sublimità di poterlo poi incontrare e vivere finalmente queste nozze. Quindi dicevo, c'è il silenzio. Il sabato è l'unico giorno in cui nella Chiesa non c'è nessuna, sabato santo, nessuna celebrazione. Si chiama giorno aliturgico, non c'è nessuna liturgia. Che cosa fa la Chiesa? Sta in silenzio. Ma non perché non ha niente da dire, perché ha tutto da ascoltare. L'atteggiamento del sabato di una comunità credente è stare in ascolto. Stare in ascolto aiutandosi però come comunità, appoggiandosi gli uni agli altri, come i discepoli stavano, anche se timorosi, pieni di paura, ma stavano insieme. Nel venerdì volevo dire, se il giovedì è Gesù che s'abbassa e lava i piedi, il venerdì fino a che punto arriva l'amore? Fino a che cosa è capace di fare Dio quando ama? Perché quando ami sei capace di fare tutto. La veglia. Se abbiamo finito con il silenzio, la veglia inizia col silenzio. Tanto è vero che la Chiesa è ancora buia. Il sacerdote, vedete che nel buio e in silenzio non c'è il canto d'ingresso, si avvia in genere sotto la porta della Chiesa e inizia con la benedizione del fuoco. Come inizia la Genesi, vi ricordate? La prima parola proprio. E Dio disse, e sia nel buio c'è la luce. Prima parola che inizia la veglia pasquale con la luce. Che cosa dice? La nuova creazione che sta iniziando. E noi siamo immersi in questa nuova creazione, perché mentre vediamo che c'è la benedizione del fuoco e quindi la nuova luce, viene acceso il cielo pasquale, che stranamente anche il cielo farà tre soste, mentre il venerdì la croce, le tre, dirà Cristo luce del mondo. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Tanto è vero che alla seconda sosta accenderemo anche le nostre candele e anche noi partecipiamo alla nuova creazione. C'è una preghiera che dice così durante la liturgia delle letture che ascoltiamo nella veglia pasquale.
se mirabile fu la creazione, ancora più mirabile è la nostra redenzione. Capite? Se mirabile è la creazione, ancora più mirabile la nostra redenzione. E quindi noi accendiamo e c'è il famosissimo, bellissimo, l'esultet, il preconio pasquale. E quindi noi stiamo lì con le candele accese, alla luce del cielo pasquale che illumina l'assemblea. Io non so qui il cielo pasquale su quale base si trova, però se siete stati qualche volta a Salerno, a Sessaurunga, a Pisa, vicino al Lambone, c'è il cielo pasquale che è una colonna enorme, su questa colonna veniva messo il cielo. Perché? Perché la comunità viene illuminata dal cielo pasquale che è Cristo. Quindi capite, entrando in chiesa e su questa fiamma che sta là sopra, capisco subito che c'è qualcosa che mi illumina, anche se è piccola, l'occhio va subito lì, a questa fiamma che illumina. Finita l'annuncio pasquale, perché sono tutti annunci di Pasqua. E qui è bellissimo, no? Esulti il coro degli angeli, così inizia. Poi dice esulti l'assemblea celeste, poi dice esulti la terra, qui c'è una convocazione proprio di tutto partecipa alla realtà della risurrezione. E poi iniziano le letture, che sapete sono 9 letture. Dice mamma mia, 9 letture. Si possono anche scegliere di farne solo 7 o di farne 5. Io mi auguro che in tutte le parrocchie se ne facciano 9. Perché? Stiamo lì per vegliare, lì per vegliare, non stiamo per fare altro. E nella veglia il Signore parla. Ricordate il libro dell'Esodo, l'abbiamo visto con l'Eucaristia, notte di veglia fu questa per il Signore. E poi dice il popolo, notte di veglia noi per il Signore. Prima Lui che ha vegliato per noi e noi vegliamo per Lui. Sono 7 dell'Antico Testamento, Epistola e Vangelo. Tutte le letture conducono a leggere e a cogliere il mistero che noi celebriamo nella Pasqua di Cristo. L'Apocalisse dice che c'è un libro che è chiuso con 7 sigilli. E lui dice, mamma mia, chi potrà aprire? Dice, il Signore risponde, sono io che ho vinto, sono io che spezzo i libri, i sigilli. I 7 sigilli sono queste 7 letture dell'Antico Testamento che man mano che vengono letti le letture e ogni sigillo che si apre e si spezza per arrivare a che cosa? Che l'agnello immolato è risorto appunto con l'annuncio di Pasqua intercalato dal canto del Gloria e dal canto dell'Alleluia che non cantiamo dall'inizio della Quaresima. E l'Alleluia è il canto gioioso a Cristo risorto. È bello, stiamo in piedi, anzi direi quasi dovremmo sentirlo così, no, dovremmo saltare proprio in piedi per cantare al Signore che è risorto col canto dell'Alleluia. Poi, di per sé, si dovrebbero amministrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima e eucaristia, o il battesimo, per se ci sono, non ci sono gli adulti, ci sono i bambini, il battesimo, se non ci sono neanche i battesimi, allora comunque si benedice l'acqua, perché noi comunque riviviamo il nostro battesimo, lì dove siamo diventati cristiani, appunto nella realtà della veglia pasquale. E quindi capite, la Chiesa poi è in festa, come si vuol dire, per la notte Pasqua, quando la Chiesa è tutta illuminata, e di questa realtà così grande che non si può esaurire in un momento, è una gioia che si prolunga per 50 giorni, fino poi a Pentecoste, che dicevano i padri della Chiesa, è un lietissimo spazio che i credenti celebrano come se fosse una sola, unica e grande domenica, illuminati appunto dalla realtà della risurrezione di Cristo. Volevo donarvi queste suggestioni così per poter entrare all'interno di questo mistero, ripeto, un mistero grande, veramente un mistero grande, che ringraziamo il Signore di poterlo vivere nei segni sacramentali, poterlo vivere anche nella realtà delle celebrazioni rituali, ma come dicevo prima, non per fare delle belle cerimonie, ma per essere consapevoli che attraverso il rito questa realtà di grazia e di vita nuova ci è donata e ci è comunicata. Tanti auguri di una buona Pasqua.